Alle mie spalle, a destra, vedete la riproduzione pittorica di una strada. Di una strada costruita in pavé e attraversata da alcuni binari. Le strade sono elementi di comunicazione sociale. Io vorrei partire con una brevissima annotazione di carattere tecnico-giuridico per poi passare ad alcune considerazioni di carattere generale. Culturale, diremmo meglio. Qual è la prima? Qual è quella di carattere tecnico-giuridico? Certamente la legge 92 del 2019 che, tra le altre cose, ha istituito l'educazione civica, la ripresa dell'educazione civica nell'insegnamento delle scuole e che, tra l'altro, proprio nell'articolo 3, che è dedicato alle finalità e agli obiettivi della normativa, inquadra nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica la promozione per prima dell'educazione stradale, come anche dell'educazione alla salute, al benessere, al volontariato, alla cittadinanza attiva. Sono tutte azioni finalizzate ad alimentare e a rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali, della natura, della società, del vivere comune, di quel vivere comune che ha aiutato l'uomo a diventare uomo. Ecco, ciò dicendo, quindi introducendoci con una notazione di carattere tecnico, queste ultime osservazioni che sono previste appunto nella normativa mi inducono a delle valutazioni di carattere socio-culturale e che non possono prescindersi nel momento in cui si vuol veramente capire la portata della norma. Questo per la verità vale per qualsiasi approccio giuridico nei confronti di una normativa. Se non si capisce quella che i latini chiamavano la ratio, la ragione, lo scopo, il motivo della sopravvenienza di una norma, non se ne capiscono poi nemmeno le strumentazioni e meno ancora le penalizzazioni per i trasgressori. In altre parole, noi dovremmo capire che la violazione, adesso entro rapidamente nel tema, ma ne riesco subito dopo. Noi dovremmo capire che l'attraversamento di un incrocio con il segnale rosso della lanterna semaforica non merita la multa perché si è fatta una cosa che non si doveva fare perché l'articolo del codice civile prescrive l'arresto al segnale rosso. Merita la multa perché è un comportamento che non è ritenuto condivisibile dalla società. Quella società dentro la quale siamo, quella società dentro la quale condividiamo tutta una serie di benesseri. E allora, se noi vogliamo la strada, se noi vogliamo la regolamentazione della strada, non possiamo non arrestarci quando abbiamo il segnale rosso nel semaforo. Perché quella condizione è per noi, ma noi siamo gli altri. E gli altri siamo noi stessi, proprio nella circolazione stradale. La circolazione stradale è uno dei fenomeni migliori, esemplari per il vivere sociale. Bene, quali sono allora le considerazioni di natura culturale? Sono proprio queste. Sono proprio il fatto che la strada è dall'origine, dalla notte dei tempi, come si potrebbe dire, dallo sviluppo della società, per dir meglio, il mezzo migliore di comunicazione. Ed è ciò che ha consentito il rapporto con gli altri, ed è ciò che ha consentito lo scambio di culture. E nello scambio di culture, nello scambio delle culture varie, si fa la cultura vera. È l'incontro, è il darsi la mano, questo consentiva la strada. La strada consentiva di mettere in contatto culture diverse. Ora, è molto probabile che una prima strada che non si chiamava strada era il cammino, quello dell'uomo che avanzava verso posti sconosciuti, verso posti da conquistare o da farsi conquistare. È molto probabile che in questo cammino l'uomo abbia incontrato gli altri elementi della natura e anche altri uomini che erano forse stanziali, forse in viaggio, come lo stesso uomo che viaggiava, che camminava. Lì ci si scambia, lì ci si migliora,
Lì io posso scambiare un mio oggetto con l'oggetto dell'altro. È la strada, il veicolo di crescita sociale. Via via poi le strade hanno assunto altre dimensioni, nel senso che abbiamo e troviamo delle strade probabilmente militari. Ecco che il fenomeno fortemente conquistatore dei secoli che ci hanno preceduto questo era quello che spingeva a costruire le strade per farci passare i mezzi militari e quindi per andare alla conquista di un posto o di uno sbocco sul mare, cosa frequentissima, perché se noi dovessimo andare per metafore, la prima vera autostrada del mondo fu il Mediterraneo, fu il mare. Ed è nel mare che si sono incrociati i vari popoli, molto più facilmente per la terra, popoli lontani tra loro, perché il mare consentiva una viabilità maggiore ed uno scambio di popoli lontani, che all'epoca era molto più rara a praticarsi, ci si poteva conoscere nel largo di 10, 20, 30 chilometri. No, nel mare le distanze aumentavano, o aumentava meglio, erano più facilmente raggiungibili anche distanze lontane. Ora, quando parliamo di strade militari, è ovvio che parliamo di strade lungo le quali transitavano le truppe. Le truppe erano rappresentate da persone che incontravano altre persone, forse anche saccheggiandole, o forse anche venendo saccheggiate, o meglio ancora uccise, depredate, eccetera, eccetera, ma era sempre un confronto. Le strade sono sempre stato un momento di confronto, anche di pericolo, e questo lo vedremo dopo. Da quel punto di vista il rischio non è cambiato molto, abbiamo pericoli diversi, dai pericoli esterni alle strade ai pericoli interni, cioè quelli della circolazione. Le vedremo successivamente. Dopo i militari, arrivarono i mercanti, lo scambio vero e proprio. Forse le caravane, forse i mercanti isolati, ma era la gente che sulle strade portava se stessa i propri prodotti per andare a cogliere quelli degli altri e a riportarli indietro. E pensate, che meraviglia per l'epoca. Strade che poi vennero frequentate da pedoni, da cavalieri, da cavalli, da truppe, da carri, da slitte prima trascinate e da carri dopo. I carri con la ruota piena e dai romani in avanti i carri con la ruota vuota, costituita da raggi. Progressi su progressi si sono costruiti sulle strade. E dicendo di Roma e dicendo dei romani, naturalmente, parliamo di un popolo che non solo con la forza, e questo è pur vero, non so quando c'è da inorgoglirsi, il popolo dei romani conquistò il mondo con la forza e con le strade, perché era con le strade che raggiungeva velocemente i posti dove doveva conquistare. Capite l'importanza? Migliaia di chilometri le strade romane che partivano da Roma e arrivavano in tutte parti dell'Europa, anche fuori. E lì avevano capito veramente quanto fosse importante la circolazione stradale e quale fosse il significato, che tuttora esiste. Le strade esistono per un miglioramento. La comunicazione, la rapportazione, il trasporto è miglioramento. Ed è a quello che dobbiamo riferirci e su quella ottica che dobbiamo orientare la nostra filosofia di comportamento sulla strada.